Wow. Salve, sono a Cupertino, California, sono nel bel mezzo dell'Apple Park, la sede di Apple, è tutto incredibile, ma andiamo con ordine. Questa era la mia cameretta e... Eccolo qua, lui è stato il mio primo iPhone 3GS, ovviamente non nuovo ma di terza mano perché era stato di mio papà, poi di mia mamma e poi mio. Fatto sta che per me era un sogno possederlo. Se faccio video su YouTube è anche merito suo, perché alcuni dei primi video li ho proprio registrati con lui. E io leggevo sempre questo Design by Apple in California, immaginandomela come un luogo magico lontano. E al di là del singolo prodotto, che poi può piacere, non piacere, essere meglio o peggio di altri prodotti, ho sempre ammirato tantissimo la filosofia di Apple, questa ricerca della perfezione, questo continuo migliorarsi, che poi era la filosofia di Steve Jobs e mi ha ispirato tanto nel mio percorso, nel cercare sempre di fare meglio. Ecco, quasi 10 anni dopo ho avuto l'opportunità di vedere cosa c'è realmente in California. Non so se è giorno o notte. Siamo ragazzi, ci siamo! Non mi sembra vero ragazzi. Olè! Un appartamento. Mi hanno dato questa busta con il logo di Swift, che è il logo dell'evento. WWDC 2022. Vediamo un po' cosa contiene. Un bellissimo COVID test. No! Cappellino con logo WWDC. La borraccia, signori. Con loghino Apple. Poi delle spillette. Questo. Crema solare. E le mascherine. Ma non delle semplici mascherine. Mascherine design by Apple in California. Queste non esistono, non si possono comprare. Oh, sembrano fatte tipo di carta. Si apre qua, si apre qua. Ah, qua si può regolare. Siamo pronti? Cioè, capite, per i loro dipendenti hanno progettato delle mascherine ad hoc. Devo dire, molto comoda. Benvenuti a San José. Io direi che mi piglio un monopattino. Molto bene. Giro turistico. È la mia prima volta qua nella Silicon Valley. Ragazzi, sono veramente emozionato. Se pensiamo che la maggior parte della tecnologia che usiamo arriva da qui. Immagino l'abbiate capito, sono qua per l'Apple WWDC, conferenza dedicata agli sviluppatori. Su TechDale sicuramente sarà uscito un video con tutte le cose interessanti che avranno presentato. E niente, quindi adesso in hotel ci sono i vari briefing, ci raccontano un po' di cose. Sono emozionato, ragazzi. Vabbè, devo dormire perché domani sarà una grande giornata. Buongiornissimo. Ovviamente colazione con succo alla mela. Ragazzi, ci siamo. Direzione Cupertino. Eccoci. Andiamo. Ci siamo! Posso toccare i muri, è tutto reale! Ciao Manuelito! Ciao, siamo a Apple Park! Signora Fiona, buongiorno! Buongiornissimo! Signora! 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 Signora. E questa è la sede di Apple! Everybody follow me! Hello! Seguiamo lui! Wow! Sono grandi grandi i vetri, oh! Ci siamo! Wow! Io non ci sto credendo! Ci siamo! Ci siamo! Siamo dentro! Che storia ragazzi, è tutto bellissimo ragazzi, cioè ogni cosa è al suo posto, tutto è perfetto, dagli alberi, bello anche qua, là c'è il caffè e qua c'è tutto il parco interno, ovviamente c'è security ovunque. Ragazzi, considerate che è un anello di 1,6 km, sono 4 piani e può ospitare più di 12.000 dipendenti, tutto vetrato e questi vetri, oltre ad essere super puliti, è assurda la pulizia che c'è qua dentro, sono tra i vetri curvi più grandi al mondo, tutta la circonferenza è vetrata, ma che figata! Wow, è veramente un sogno essere qua dentro, cioè capite? Io voglio vivere qua! Non è vero, questa è tutta la mensa, tra l'altro hanno scelto di fare una mensa unica invece che fare tante piccole mense proprio per favorire la convivialità. E la cosa fighissima è che si apre tutto, ci sono due porte gigantesche in vetro, le più grandi al mondo. Hello, hello! Woo! Non ha
senso, siamo dentro. E là in fondo, al centro del parco, c'è l'arcobaleno. Wow. Mamma mia, ma ragazzi, cioè, guardate la cura dei dettagli delle cose. Questi sono matti. È come se fosse una città, ma fatta ad Apple Store. È il mondo perfetto. Oh, vedete? Queste sono delle gigantesche porte che vanno su questi binari. Follia. Che spettacolo. Adesso andiamo a prendere un caffè Apple. Considerate che tutta sta baracca è costata quasi 5 miliardi di dollari. Cosa hai preso? Acqua frizzante alla spina. Allora, io non bevo caffè, ma prendere un caffè da Apple mi sa che va fatto. Ragazzi, è bellissimo. E tutto è stato predisposto per la conferenza. Cioè, guardate la mensa. Tutto curato, tutto pulito, tutto minimal. Considerate che tutto l'Apple Park l'ha progettato il mitico Jony Ive assieme al signor Foster, l'architetto che ha fatto lo stadio di Wembley, per dirne una. E l'idea era proprio riprodurre i valori di Apple in un posto fisico, ed è follia. Qua ci sono tutti i posti a sedere e là ci sarà la presentazione. Tra mezz'ora inizia il WWDC 2022. Pensate che tutto il soffitto è fatto di pannelli solari. Infatti tutto il parco è alimentato al 100% da energia rinnovabile e vengono prodotti 17 megawatt di energia. Tra l'altro non c'è l'aria condizionata perché c'è tutto un sistema di ventilazione naturale. Oltre a essere uno degli edifici più grandi, più costosi e più tutto quanto al mondo, è anche uno degli edifici più ecologici al mondo. Vedete, là si intravedono i quattro piani. Tra l'altro le porte scorrevoli vanno su queste rotaie, ma potrebbero essere elettromagnetiche perché non sembrano dei binari. Marques, how are you? Good, how are you? What do you expect from this WWDC? A lot of software. Yeah? And maybe a little bit of extra. Okay. Signori, parte la Worldwide Developer Conference! Quella Tim Cook! Let's start the show! Woo! Si parte! And that's just the beginning. Prescription medications. Thank you for joining us, and let's have a great WWDC. Wow. Conferenza finita, adesso andiamo a provare i prodotti. Che roba, ragazzi. Che roba. Guardate, è un'astronave. E quelle sono le biciclette di Apple con cui i dipendenti si muovono qua in questo fantastico park. Cioè, ma capito, è tutto curato, ogni singola cosa. La cosa bellissima è che è tutto immerso nella natura, tutto intorno c'è il parco gigantesco. Sono 175 acri, quindi più o meno 175 campi di calcio di dimensione totale. E ci sono più di 9000 piante autoctone in questo giardino super curato. Vedete, ci sono gli alberi da frutto. Che roba. Guardate i pannelli in vetro, quanto sono giganti, quanto sono perfetti, quanto sono puliti. Wow, è veramente impressionante, è veramente emozionante essere qui. Cosa ti ricorda? I villaggi turistici in Messico, l'inclusive, tutto curato. Adesso iniziano la sigla Apple. Nei villaggi Apple c'è sempre un amico. E alle ore 19 gioco aperitivo. Che poi il WWDC, Worldwide Developer Conference, non è solo la presentazione, ma è tutta una serie di giornate dedicate appunto agli sviluppatori. Quindi oltre a noi giornalisti, youtuber e cose varie, la cosa fighissima è che ci sono un sacco di sviluppatori e lo scopo è proprio metterli in contatto per cambiare il mondo. Adesso stiamo andando allo Steve Jobs Theater a provare i prodotti. Tra l'altro, come vedete, stiamo salendo su questa collinetta perché in onore del buon Steve è stato posizionato nel posto più alto, in modo simbolico, diciamo. Eccolo, wow, signori, lo Steve Jobs Theater. Tra l'altro è assurdo perché tutto il soffitto è in carbonio e vedete, tutto è vetrato, non ci sono colonne, non c'è nient'altro, tutto è sorretto da questi giganteschi pannelli di vetro. Follia, non ha senso tutto ciò. È proprio la cura dei dettagli che ha reso Apple grande. Penso proprio che Steve Jobs sarebbe fiero di questo theater. Adesso entriamo a vedere i prodotti. Wow, che spettacolo. C'è un sacco di gente. Porca vacca. Sembra di stare in un render, sembra tutto finto, talmente è tutto perfetto. Tutto il tetto è fatto in fibra di carbonio. Guardate Marques
in azione. Tim! No, sarebbe qui. No, e qua non ce la facciamo. Non posso fare la foto? Sì, però aspetta, tu cavolo. Oh, non ce la faccio. Adesso uccido qualcuno. Sorry guys, can we step back a little bit, please? Yes. Thank you very much. E che cavolo. Sì, ma sono tutti di là. Feels great. Tim! Are we living in a simulation? Yes or no? I think it's the real thing. Okay. No, I think it's the real thing. Grandissimo. Cioè sono a un metro da Tim Cook, ragazzi. È lì. Grandissimo Tim Cook, grandissimo. Wow. Wow, wow. Ragazzi, ho toccato Tim Cook. Porca vacca, sono emozionato. Justin, you're great. Oh, thank you. I appreciate it. Favorite feature about the event? Oh, I mean definitely the M2 chip. Island Eyes was like, yo, get me in this. The bathroom? Yes, downstairs and to the right. Okay. Scalinata col corrimano intagliato nelle piastrelle. Stavo per cadere perché ho saltato un gradino. Sembra finto. Sembra tutto un render. Wow. Hi. Oh, non so se possiamo stare noi, però. Ma che roba, che roba. Allora, bagni dello Steve Jobs Theater. Oh. Figo. Semplice, pulito. Ci piace, ci piace. Ma l'auditorium dov'è? Dentro di là? E questa è tutta la parte sotto. Perché poi sottoterra c'è appunto tutto l'auditorium. Grande team. Ormai miglior amico. Ragazzi, penso che sia uno dei giorni più belli della mia vita. Tutto così magico. Adesso usciamo e andiamo al Visitor Center. Quindi lì dietro c'è l'Apple Park. Là ci sono altri edifici Apple per gli sviluppatori e chissà che altro. E quello lì è il Visitor Center, che è l'unico posto accessibile e aperto al pubblico. Insomma, qua potete venire anche voi se passate per di qua. Di là c'è l'Apple Store e di qua c'è l'Apple Caffè, che per ovvie ragioni è affollato today. Allora, proviamo questo. Ho un sacco di cibo. E questo è tutto l'Apple Store. La cosa particolare è che questo è l'unico store al mondo dove hanno le magliette. Carl, how are you? Good, man. How are you? I'm okay. Not flying? Not flying, okay. I'm on the ground. Ho fatto un po' di shopping. Tra l'altro l'Apple Cafe è diventato sede di tutti i giornalisti e youtuber. Tutto veramente bellissimo. E di qua c'è lo store, che è praticamente un normale Apple Store, mentre là in fondo c'è un plastico di tutta la baracca. Tra l'altro con l'iPad in realtà aumentata, inquadrando quello che succede, guardate qua che roba, posso fare tutto il tour in realtà aumentata. Qua c'è il fitness center con i campi da tennis e da basket, e vedete ci sono i tunnel perché esternamente non c'è nessuna strada, è tutto sotterraneo. Qua ci sono gli altri parcheggi e qua ci sono gli altri edifici Tantau qua al Visitor Center. Dopodiché si sale, cioè guardate le scale nella loro semplicità. Forse ho esagerato. Saliamo e qua sopra c'è la terrazza panoramica con vista Apple Park. La cosa bella è che qua è aperto al pubblico, quindi volendo uno può venire qua a lavorare e farsi i cavoli suoi. Voglio vivere qua. What's your favorite part? Oh, that continuity camera. Yeah, crazy. Tra l'altro ci sono degli speaker con della musichetta. Guardate che bello tutto lo Steve Jobs Theater. Qua ci sono i nuovi MacBook Air. Guardate che belli in tutte le loro colorazioni. Su TechDale comunque è uscito un video completo riassunto su tutto il WWDC, dove vi parlo anche di loro. Andate a recuperarvelo. E comunque è incredibile stare qua. È finito il mio tempo. Bello, bello, bello. Bravi. Bye. Ragazzi, see you soon. È stato bello, ma è tempo di abbandonare l'Apple Park. Che spettacolo. Bye bye. Dura la vita. Non è facile. Comunque, anche fuori dal mio studio ci sono gli ulivi. Io penso che sia un segnale. Adesso ho preso un Uber e andiamo a fare un po' i turisti. Ciao ciao Visitor Center. Direzione Infinity Loop. Eccoci signori, questa era la sede vecchia. Dal 1993 al 2017, One Infinite Loop. Perché in realtà questa strada è un giro. Qua dentro è dove il signor Steve e i suoi compagni hanno veramente cambiato il mondo. E quindi qua dentro è dove sono nati i prodotti che hanno rivoluzionato gli ultimi 30 anni. In più qua c'è un Apple Store, che comunque già c'era la natura, sono praticamente degli edifici con dentro un cortile interno, quindi il concetto iniziale era lo stesso. Steve Jobs voleva ricreare proprio quello che è nei campus americani, con sì tutte le strutture, ma poi la natura e questa convivialità. Tac,
Apple Campus One Infinite Loop. Sì, ma guarda che roba. Questo è quello vecchio, era già bellissimo. Oh, it's closed? Yeah, closed at 6, yeah. Oh, no. Yeah. Yeah. Dannazione, hanno appena chiuso. Ora, dirò una cosa che può sembrare blasfema, però per uno come me appassionato di tecnologia, è come per un pellegrino essere, non lo so, a San Pietro. Cioè, questo è il posto, e sapere che da qui entrava Steve Jobs tutti i giorni è assurdo. Io sono stato molto ispirato da Steve Jobs. Direzione Los Altos. Ah, yeah. Poi vedi, il bello della Silicon Valley è che c'è il trasporto pubblico, c'è la metropolitana. E niente, l'America è avantissima e poi si muovono tutti con ste macchine giganti che inquinano. Praticamente questa è la via dove abitava Steve Jobs. E questa è la casa e quello è il garage dove nel 1976 Steve Jobs e Steve Wozniak costruivano l'Apple One. Che giornata, ragazzi! Non è un sogno, vero? Abbiamo un conto in sospeso con ieri. Non potevo non entrare anche qua dentro. Alla fine è un normalissimo Apple Store. E anche qua ci sono dei gadget che non ci sono in nessun altro store al mondo. Le borracce, questo libro bianco, le penne e queste magliette limited edition dedicate proprio all'Infinite Loop. Mi sa che prendo questa. Ho preso la maglietta del pirata e una penna. Anche Manuel ha fatto shopping. Grandi acquisti. Siamo proprio dei fanboy. La cosa che fa ridere è che tutti questi edifici intorno sono collegati a Apple. Tipo questa qua era la sede prima dell'Apple Campus. Praticamente nel giro di 15 km c'è tutta la storia di Apple, dal garage all'Apple Park. Tutto molto bello. Adesso però San Francisco. È bellissimo qua. E qua c'è tutta la baia, quella là in fondo è Alcatraz e quello lì è il Golden Gate Bridge. Mentre qua ci sono i leoni marini. Una roba un po' turistica. Che fatica la vita. L'unica strada con i tornanti. Che poi io San Francisco la conosco perché giocavo a Crazy Taxi, non so se ve lo ricordate. Che poi la gente la usa veramente come strada. Ci sono i miei amici. Che belli che sono! Tra l'altro i tram, che si chiamano cable cars, sono molto particolari perché vanno super in salita e super in discesa e infatti non hanno la loro propulsione, ma qua sotto c'è, se lo sentite, un cavo che scorre e come se fosse una funivia il tram si aggancia e si sgancia per fare poi le fermate. Union Square. E che fai, non passi all'Apple Store di San Francisco? Certo che sti qua sono proprio bravi. Vi giuro, questo viaggio per me è stato proprio un sogno che si avvera. E se ho l'opportunità di fare queste cose qui, devo solamente ringraziare voi che nel corso degli anni mi avete supportato. Che sembra la solita frase banale, però è la verità. Ma come tutti i sogni, prima o poi finiscono, anche se questo è solo l'inizio, signori. Wow. E nulla, è stato tutto bellissimo. Ci vediamo in giro. Ciao ciao.